Fanali, meglio LED o luci a cassette? Allora, gli H7 sono le classiche lampadine di serie. Le lampadine LED hanno tanti vantaggi. Prima di tutto, quello di durare più ore, quindi avrete difficilmente il problema di sostituire una lampadina e di trovarvi durante un viaggio con un fanale bruciato. Seconda, consuma meno corrente, quindi l'alternatore sarà più efficiente e inciderà anche sui consumi, anche se in modo credo minimo. Poi c'è un discorso sicurezza, sia per voi perché la luminosità dei fanali migliora e anche per le altre persone che vi vengono incontro, nell'altro senso di marcia, le luci LED ha una, diciamo, una caratteristica di essere meno abbaglianti, anche nel caso in cui vi dimenticate gli abbaglianti inseriti, per come viene riflessa la luce è meno fastidioso per chi vi viene incontro. Quindi sigla e parliamo di LED. Il nostro Ducato, il nostro jumper è dotato di serie e dei fanali vecchio stile, quindi con luci a cassette e lampadina. Sia sul Fiat che sul Citroen sono disponibili a catalogo, perlomeno per quanto riguarda Polo, solo le luci diurne LED, che sono il baffo a LED dentro il fanale. Su tutti i modelli Plus sono di serie. Sui modelli Citroen si possono avere anche nel pacchetto TTL, quindi con un prezzo molto contenuto si può avere tutto il pacchetto di accessori cabina, compresi i fanali LED. Su Fiat purtroppo si paga un accessorio per accessorio, quindi solitamente, siccome costano 400 rotti euro da soli, non li troverete sui nostri mezzi di campionatura Fiat. Però su tutti i Posl Plus Citroen sì, e anche sui due Win Plus Fiat. Ma non sui modelli tipo Revolution, Road Cruiser, Fiat, perché appunto il costo incide parecchio. Però la lampadina a cassette fa una luce un po' giallina, quindi abbiamo un LED molto bello, luce chiara, che contrasta un pochino con la luce gialla della lampadina a cassette tipica e anche come luminosità non è il massimo. Adesso vi faccio vedere invece che è possibile sostituire semplicemente la lampadina a cassette con una lampadina a LED. Possiamo cambiare sia l'abbagliante che l'anabbagliante. Nel mio caso ho un Citroen con pacchetto TTL, quindi ho già le luci diurne LED col baffo, diciamo, il baffo di LED. Ve lo faccio vedere sia con luce abbagliante tradizionale a cassette e anabbagliante LED, e poi monterò entrambe le lampadine a LED, vi faccio vedere la differenza. È una modifica economica perché parliamo di poche decine di euro a lampadina. La luminosità cambia parecchio, più bella esteticamente, ma anche a livello di sicurezza migliora. Attenzione, a dire la verità, non sarebbe proprio a norma, nel senso che le lampadine dovrebbero rimanere lì a cassette. Però non mi addentro in questo perché non sono un esperto, ma in sostanza noi non utilizzeremo i vecchi impianti a LED che andavano a modificare proprio il fanale, ma utilizziamo semplicemente una lampadina che non prevede nessuna modifica all'impianto, quindi possiamo in qualunque momento ripristinarlo quello originale, semplicemente come se cambiassimo una lampadina originale. Vi faccio vedere anche come si monta, quindi potrete farlo voi stessi, vi faccio vedere con quale lampadina metto, e nel link trovate anche nella descrizione del video trovate anche un link dove potete acquistarlo con uno sconto dedicato ai nostri follower. A dopo. Iniziamo con le posizioni. Questa è la lampadina del fanale originale Fiat o Citroen. Questa è il fanale a LED che trovate di serie su tutti i modelli Plus, Twin Plus o Summit Plus, sia Fiat che Citroen, e optional nel pacchetto TTL su tutti i Citroen. Quindi già esteticamente, secondo me, guadagna tantissimo, molto più accattivante. Non so se nel video si vedono i singoli LED, però è una, forse da qua si vede meglio, è una barra con tanti LED.
Il vantaggio tecnico è che non bruciamo la lampadina. Quindi meno manutenzione e poi non so quanto sia quanto pesi nel bilancio totale, però si dice che la lampadina LED influisca meno sul consumo generale del veicolo, quindi anche sul consumo e sull'efficacia dell'alternatore. Così invece ho acceso l'anabbagliante a LED. E questo è l'anabbagliante originale a cassette. Qui si vede, non so se riuscite a vedere la lampadina, però c'è proprio la lampadina sul giallino, mentre qua abbiamo una luce più bianca e anche l'illuminazione ovviamente si riflette. Ovviamente qui non si riesce a vedere benissimo, però la potenza della lampadina a LED è notevole. E il problema delle lampadine a LED è che tendono a calare di performance con la temperatura. Ci sono due tipi di lampadine, con o senza radiatore esterno, e quelle con radiatore esterno sono più performanti e sono preferibili sull'anabbagliante, che è sempre acceso. Invece la lampadina solo con il corpo radiante integrato nella lampadina stessa è meglio utilizzarla sull'abbagliante perché appunto si usa per poco tempo e non si scalda. E comunque in questo momento qui c'è montata una lampadina solo a corpo radiante senza radiatore esterno come anabbagliante, lo uso ormai da luglio. E in realtà non vedo calo quando lo uso per tante ore, mi ci trovo bene, però adesso monterò anche l'abbagliante. Così ho acceso gli abbaglianti ed è chiaramente visibile la luce a sinistra, cioè interno al musetto abbagliante più gialla e l'esterno a LED più bianco. Dell'anabbagliante, posizione anabbagliante, abbagliante giallo, mentre qua abbiamo tutto il fanale giallo. Spero si apprezzi la differenza. Per quanto riguarda l'illuminazione, anche qui sì, quando accendo l'abbagliante si vede la luce giallina, mentre qua è completamente gialla. Adesso facciamo insieme l'unboxing. Questa è la scatola che ho ricevuto, è della Odev, o come cavolo si lega. E ho scelto questa perché ha la caratteristica di avere l'illuminazione a 360 gradi, invece altre lampadine hanno solo l'illuminazione laterale e poi si riflette sulla struttura del fanale stesso. Invece questa qua dovrebbe dare una luce più profonda. Questo è l'attacco delle H7, quindi basta veramente togliere la lampadina e mettere questa. Queste qui hanno la particolarità di avere questa centralina che gestisce la tensione elettrica e ottimizza la resa del LED stesso. E questo è il corpo di alluminio che dissipa il calore permette di continuare a funzionare perfettamente anche dopo uso intensivo. Ci sono anche le istruzioni in italiano, sia per la sostituzione vera e propria che per le avvertenze. Motivo per cui ho comprato questa sicuramente erano le recensioni su Amazon, ha 71 recensioni a 4 stelle.8, quindi molto molto buone. Anche su auto, non solo su camper. Per cambiare le lampadine, teoricamente basterebbe rimuovere questi coperchi di gomma, uno e due, e agire direttamente da qua. Si può fare, lo spazio da questa parte c'è, è molto più complicato da questa parte, perché come vedete c'è la vaschetta. Quindi
Quindi tutto sommato la cosa più comoda sarebbe con delle chiavi Torx svitare questa e da questa parte, no, solo due, no, tre, e anche questa, una, due e tre, e idem dall'altra parte, una, due e tre. Sono dei cacciaviti Torx, non sono delle stelle, quindi non, qui potete usare anche una chiave da 10. E poi il fanale va fatto scivolare lateralmente così e tolto. Una volta fatto questo, le lampadine qui dentro sono dentro solo a baionetta, togliete una e mettete l'altra. Doppio LED, abbagliante e anabbagliante, e si vede già sulla proiezione del fanale, anche se qua l'illuminazione artificiale non aiuta. Eccoci alla guida, vediamo se riesco a farvi apprezzare la luminosità maggiore di questi fanali. Così siamo quelli anabbaglianti e questi sono gli abbaglianti. Garantisco che è molto più profonda la luminosità e piacevole anche come visione. Ne guadagna sicuramente dal punto di vista estetico il veicolo, però la sicurezza ha la sua parte. Personalmente il primo weekend di test è stato molto bene, le luci mi piacciono sia esteticamente che come prestazioni, e anche trovo che abbiano un ottimo prezzo, e quindi vi invito a farci un pensierino. Ciao a tutti!